Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che ho quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretta la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, ti chiedo, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 12, 27 gennaio 1919. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi faceva vedere il suo adorabile cuore nel venire, tutto pieno di ferite, che scaturivano fiumi di sangue, e tutto dolente mi ha detto: figlia mia, tra tante ferite che contiene il mio cuore, vi sono tre ferite che mi danno pene mortali e tale acerbità di dolore da sorpassare tutte le altre ferite insieme. E queste sono: la prima, le pene delle mie anime amanti. Quando vedo un'anima tutta mia soffrire per causa mia, torturata, conculcata, pronta a soffrire anche la morte più dolorosa per me, io sento le sue pene come se fossero mie, forse di più ancora. Ah, l'amore sa aprire squarci più profondi, tanto da non far sentire le altre pene. In questa prima ferita entra per prima la mia cara mamma.
Oh, come il suo cuore trafitto per causa delle mie pene traboccava nel mio e ne sentiva al vivo tutte le sue trafitture. E nel vederla morente e non morire per causa della mia morte, io sentivo nel mio lo strazio, la crudezza del suo martirio e sentivo le pene della mia morte che sentiva il cuore della mia cara mamma. Ed il mio cuore ne moriva insieme. Sicché tutte le mie pene unite insieme innanzi alle pene della mia mamma sorpassavano tutto. Era giusto che la mia mamma celeste avesse il primo posto nel mio cuore, tanto nel dolore quanto nell'amore, perché ogni pena sofferta per amore mio aprivano mari di grazia e di amore che si riversavano nel suo cuore trafitto. In questa ferita entrano tutte le anime che soffrono per causa mia e per solo amore. In questa entri tu e quantunque tutti mi offendessero e non mi amassero, io trovo in te l'amore che può supplirmi per tutti. E perciò quando le creature mi cacciano, mi costringono a farmi fuggire da loro, io lesto vengo a rifugiarmi in te come a mio nascondiglio. E trovando il mio amore non in loro e penante solo per me, dico, non mi pento di aver creato cielo e terra e di aver tanto sofferto. Un'anima che mi ama e che pena per me è tutto il mio contento, la mia felicità, il mio compenso di tutto ciò che ho fatto. E mettendo come da parte tutto il resto mi delizio e scherzo con lei. Però questa ferita del mio cuore d'amore, questa ferita d'amore nel mio cuore, mentre la più dolorosa da sorpassare tutto, contiene due effetti nel medesimo tempo. Mi dà intenso dolore e somma gioia. Amarezza indicibile e dolcezza indescrivibile. Morte dolorosa e vita gloriosa. Sono gli eccessi del mio amore, inconcepibile a mente creata. E difatti, quanti contenti non trovava il mio cuore nei dolori della mia trafitta mamma? La seconda ferita mortale del mio cuore è l'ingratitudine. La creatura con l'ingratitudine chiude il mio cuore, anzi lei stessa vi mena la chiave a doppie girate. Ed il mio cuore ne gonfia perché vuole versare grazie, amore, e non può, perché la creatura me l'ha chiuso. E vi ha messo il suggello con l'ingratitudine. Ed io vado in delirio, smanio senza speranza che questa ferita mi sia rimarginata, perché l'ingratitudine me la va sempre inasprendo, dandomi pena mortale. La terza è l'ostinazione. Che ferita mortale al mio cuore! L'ostinazione è la distruzione di tutti i beni che ho fatto verso la creatura, è la firma di dichiarazione che mette la creatura di non più conoscermi, di non appartenermi più. È la chiave dell'inferno in cui la creatura va a precipitarsi. Ed il mio cuore ne sente lo strappo. Mi si fa in pezzi e mi sento portar via uno di quei pezzi. Che ferita mortale è l'ostinazione. Figlia mia, entra nel mio cuore e prendi parte a queste mie ferite. Compatisci il mio cuore straziato, soffriamo insieme e preghiamo. Io sono entrata nel suo cuore, come era doloroso, ma bello, soffrire e pregare con Gesù. Oggi ricorre la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, e per cui sembrava opportuno dedicare la meditazione anche nella Divina Volontà a uno scritto che parlasse del mistero del Sacro Cuore di Gesù, e qui Gesù lo fa, appena oltre che ovviamente in maniera magistrale, in maniera anche qui ovviamente perfettamente in linea, ecco, in coerenza con ciò che Gesù stesso mostrò a Santa Margherita Maria alla Coque. Cuore che ha tanto amato il mondo, cuore che soffre immensamente per l'ingratitudine, gli oltraggi, i sacrilegi, le indifferenze di coloro che in questo modo orribile ricambiano questo infinito amore di Gesù, o meglio non ricambiano questo infinito amore di Gesù, e cuore che vuole e chiede una riparazione per i peccati dei cuori ingrati, ma anche un surplus di amore che copra anche, che ricambia anche tutti coloro che non lo amano. Tutte queste cose le abbiamo sentite esprimere da Gesù attraverso questa sua lezione sulle tre ferite aperte nel suo cuore, le più profonde e le più acerbe.
Il cuore di Gesù è tutto pieno di ferite. Il Sacro Cuore di Gesù, quando egli parlò a Santa Margherita, disse che le spine con cui apparve erano gli innumerevoli peccati con cui gli uomini continuamente stanno trafiggendo quel sacratissimo cuore. Questo dovrebbe farci molto pensare, molto piangere anche, oltre che molto pentire, no? E è terribile questa cosa, veramente impressionante. E poi Gesù spiega le tre ferite. La prima ferita è una ferita, potremmo chiamarla amorosa, una ferita molto acerba, ma anche una ferita che, come abbiamo visto, dà tanta gioia e tanta consolazione a Gesù e forse anche tanta consolazione a noi. Si tratta delle pene, delle tribolazioni che con amore le anime che amano Gesù sopportano per Lui o si offrono volontariamente a vivere per Lui. La prima, come Gesù spiega, è l'inarrivabile in questo, è stata la Divina Maria. Attenzione che la Madonna soffriva, e questa è la forma di sofferenza più alta e più bella per Gesù, soffriva per le sofferenze che soffriva lo stesso Gesù, cioè le sofferenze di Gesù erano fatte proprie e vissute come proprie dalla Madonna. Ecco. Quindi certamente noi possiamo partecipare a questo qui, cioè la meditazione per esempio della passione di Gesù e il cercare di entrare in quel cuore, no? Per quanto sia a noi possibile, noi immaginiamo quanto rimaniamo male quando vogliamo bene o facciamo del bene a una persona e questa persona, non lo so, se vogliamo sapere che ci sparla male dietro, ci calunnia o ci risponde male o ci offende, no? Ma questo è pane perpetuo, ininterrotto e quotidiano del cuore di Gesù, no? E quanto soffre per questo Gesù e quanto noi potremmo compatirlo in questo, ma fino a veramente a versare fiumi di lacrime, lacrime di sangue se fossimo capaci per questo, no? Quindi compatendo l'amore non amato del cuore di Gesù. Questa era la causa principale delle sofferenze della Madonna, eh? E quella che la faceva veramente, ma lei avrebbe preferito un miliardo di volte soffrire qualunque atrocissima pena piuttosto che Gesù si fosse risparmiata magari una sola partaccia da parte di un fariseo durante i 3 anni di vita pubblica. E questi sono i dolori ovviamente più grandi, quelli sofferti facendo proprio i dolori di Gesù oppure per puro amore suo. Cioè, ogni volta che arriva una pena, o ogni volta che volontariamente ci sottoponessimo ad un sacrificio, ad una penitenza, ad una mortificazione, se abbiamo questa assoluta e purissima intenzione, cioè di farlo solo per amore di Gesù e per nessun'altra motivazione, quindi arriva la croce, io in quella croce ho subito scritto un gran fiat, Gesù che mi chiede, vuoi darmi un goccio di consolazione soffrendo con me? Subito. E se il nostro cuore fosse un cuore veramente amante, noi potremmo e dovremmo dire a Gesù qualunque cosa, ma in quel qualunque non escludere nulla. Cioè, proprio a rappresentarci, questo è un bellissimo esercizio da fare e penso che sarebbe molto gradito a Gesù. Testi davanti a Lui, pensa a quali cose non vorresti mai che accadano nella tua vita, no? Quali sofferenze non vorresti mai vivere, cioè, guarda, tutto meno che questo. Bene, comincia a offrirti quello. Cioè, se vuoi questo, Gesù, te lo puoi prendere anche non tra 5 minuti, ma te lo puoi prendere anche ieri. Ed avere proprio questa assoluta
volontà di patire qualunque cosa per amore suo. Ma qualunque? Qualunque. Con questo noi possiamo e dobbiamo pensare, Gesù lo ha detto, io trovo in te l'amore che può supplirmi per tutti, perché in questa ferita entrano le anime che soffrono per causa mia e per solo amore. Cioè l'intenzione ideale non è che dire sconto dei miei peccati per le anime del purgatorio, no, solo per amore tuo, ci fai quello che ti pare con le mie sofferenze, facci tu quello che vuoi. Sappiamo che la consacrazione totus tuus ha questa dimensione, no? Cioè noi cediamo il valore di tutte le nostre buone opere, di tutte le nostre sofferenze, sacrifici alla Madonna, non si hanno intenzioni, cioè la vita perfetta nella divina volontà è che io non ho nessun'altra intenzione che non sia quella di Gesù e di Maria, ma proprio non ce l'ho, d'accordo? E si spende la vita occupandosi delle intenzioni di Gesù e di Maria e lasciando che loro si occupino delle nostre, perché lo fanno molto bene. Non c'è bisogno di stare a pensare a mio padre, a mia madre, a mio nonno, se stanno in paradiso, se stanno all'inferno, ai miei familiari, se devono convertire, ci pensano loro. Se noi siamo capaci di fare questo, però. E quello che Gesù dice, mentre quantunque tutti mi offendessero o non mi amassero, se tu stai in questa dimensione, io trovo in te l'amore che può supplirmi per tutti. Noi questo, cioè, questa è una cosa bellissima che sta qui. Cioè, immaginiamo se il nostro Signore ci dicesse quando andiamo di là, cioè, figlio mio, grazie perché mi hai amato per tutti. Grazie perché io ho trovato un paio di ingratitudine, però quando tu stavi sul pianeta Terra, durante la tua sosta, io potevo guardare in quel punto del pianeta Terra dove c'era chi mi amava per tutti e chi mi riparava per tutti e chi mi consolava per tutto. Pensiamo se Gesù o Maria ci dicessero una cosa di questo genere. Ma ci immaginiamo, insomma, che tripudio quando dovessimo andare dall'altra parte, no? Cioè, tutti quanti mi cacciavano, beh, è bruttissima questa immagine, mi costringono a fuggire da loro e io sono venuto a trovare riposo e nascondiglio in te. E addirittura Gesù dice, non mi pento di aver creato cielo e terra e di aver tanto sofferto. Noi sappiamo che c'è una pia tradizione nell'ambito della spiritualità mariana, pia tradizione che io personalmente condivido al 400%, non al 100%, anche se ovviamente è opinione del tutto soggettiva e personale, che non impegna né il Magistero né l'autorità della Chiesa. Questo filone dice che Dio ha lasciato integra la razza umana dopo il peccato originale, ha sopportato di vedere tutto quello che vede, continuazione, anche prima, anche dopo la redenzione, insomma lo spettacolo non è che è cambiato di molto, solo per vedere camminare sulla terra e vivere in maniera perfetta sulla terra il suo capolavoro, che si chiama Maria di Nazareth. Io di questo ne sono non convinto di più. Per accidens, direbbe San Tommaso, quindi chi riempie di letizia il cuore dell'Altissimo è lei, ma quelli che sono suoi di lei o suoi di lui, quindi tutti di Gesù o di Maria, per accidens, quindi in aggiunta, formano le delizie del cuore di Gesù e possiamo pensare che come in qualche modo hanno concorso, sia pure in misura molto molto inferiore, minore rispetto alla Madonna, insomma, però un pochino sì, a non far pentire Dio di aver creato il cielo e la terra, né di avere tanto sofferto Gesù. Perché noi sappiamo che una delle cause, delle atroci sofferenze di Gesù, si vede benissimo non solo nelle ore della passione, ma questo fa parte proprio della tradizione tramandata da tanti testimoni della passione di Gesù, era l'inutilità del suo sacrificio per molti, ed è una leva su cui il demonio l'ha distrutto. No? Dice guarda per quali bei capolavori tu stai andando a offrire, guarda che fanno dalla mattina alla sera, guarda quanta gente se ne è andata dritta all'inferno, manco ci penserà a quello che hai fatto tu per loro. Vai, accomodati, saranno quattro gatti miserabili che ti diranno almeno grazie e che beneficeranno di quello che hai fatto per loro.
La maggioranza degli uomini bestie sono, bestie rimarranno, schiavi sono miei e schiavi resteranno. Buon divertimento, vai, vai. Così gli dice il diavolo al nostro Signore. Un'anima che mi ama e che pena per me è tutto il mio contento, la mia felicità, il mio compenso di tutto ciò che ho fatto. E mettendo come da parte tutto il resto, queste sono espressioni tipiche di Gesù nel regno della divina volontà, mi delizio e scherzo con lei. Però, ecco, al tempo stesso, ecco, il cuore amantissimo di Gesù, questa è una ferita, perché muore di dolore a vedere che i suoi sono oggetto di tribolazioni, persecuzioni, scherni, calunnie, disprezzi, dileggi, martiri a volte, no? Emarginazioni, umiliazioni. Il nostro pane quotidiano, ma su questo se uno, ecco, si vede la vita di Santa Margherita Maria la Coque, per esempio, quanto amava le umiliazioni e quante ne ha ricevute, ecco, che sono, non abbiamo pensato a sofferenze fisiche, l'umiliazione dovrebbe proprio essere la delizia, ecco, il pane quotidiano, come dire, il pane raffinato, il dolce, ecco, che i discepoli di Gesù proprio aspirano, anelano, saziarsi di umiliazioni. Dice, se si legge, si sta scritto nel libro delle Lamentazioni del profeta Geremia, che sono sempre un nulla in confronto alle umiliazioni che hanno subito sulla terra Gesù e Maria. Ecco, poi ci sono due ferite più dolorose, e dolorose allo stato puro stavolta, quindi non sono dolore infinito e gioia infinita, non sono amarezza indicibile, dolcezza indescrivibile, ma sono soltanto dolori infiniti, amarezze infinite e morti dolorose. L'ingratitudine, questo Gesù lo ha detto chiaramente a Santa Margherita Maria, cioè l'ingratitudine è una delle cose più brutte che esista, cioè lo vediamo anche nel nostro parlare umano, cioè nella nostra vita umana, quando facciamo qualcosa di buono al prossimo, vedere ricambiato, non dico, cioè, che quando nemmeno ti dicono grazie, non lo riconoscono il bene fatto come tale, o addirittura lo travisano, o lo disprezzano, o te lo ricambiano in male. È una delle cose più brutte che possa succedere, una delle sofferenze che ci è passata più brutta, no? Quindi, brutto quando noi facciamo qualcosa di buono, non viene riconosciuto, non viene accolto, non viene apprezzato, non dico ricambiato, ma almeno dice, va bene, grazie per questo che hai fatto, lo accolgo volentieri, no? Non è un caso che la liturgia della Chiesa ci ricordi ogni volta che si loda la Santissima Trinità nel prefazio, che è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza è rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo. Sempre in ogni luogo. La creatura che non ringrazia, dice Gesù, la creatura che non è grata, che non riconosce, e si sprofonda nel nulla, non solo che riconosce e ringrazia, ma a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, diceva Santa Elisabetta, cioè, ma a che debbo che tu, che mi dovresti fulminare seduta stante, che mi dovresti dovrebbe aprire la terra sotto i piedi per i peccati che ho fatto, e invece mi fai le grazie. E quindi c'è questo atteggiamento di profonda gratitudine, no? Riconoscenza, riverenza, che tanto gradisce Gesù. Chi questo non ce l'ha, dice, da doppia mandata di chiusura al cuore e impedisce al mio cuore di riversare grazie e amore su di lei. E questa è una sofferenza per Gesù, perché Gesù vorrebbe che il suo amore e le sue grazie fossero accolti da tutti, ma per il nostro bene. Ma quando una persona non le vuole, perché non le riconosce, non le chiede, Gesù non forse non violenta la nostra volontà, la nostra libertà. È terribile questa cosa. Smanio, senza speranza che questa ferita mi sia rimarginata, vado in delirio, perché l'ingratitudine mi dà pena mortale. Terribile. E poi, un'altra brutta ferita, è l'ostinazione delle anime. L'ostinazione ha, diciamo così, due caratteristiche, no? C'è sotto l'ostinazione nel peccato, che è un peccato contro lo Spirito Santo. Quindi è
infognarsi, perdurare, perdurare, cioè abusare della misericordia di Dio e della sua volontà di perdonare i peccati, traendone, come dire, occasione per burlarsi del cielo. No, continua, tanto Dio mi perdona. No, rifaccio, tanto Dio mi perdona. No, rifaccio, tanto Dio mi perdona. O peggio ancora, rifarlo senza neanche pensare a questa cosa, no? Quindi infognarsi, 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 no? Ma c'è anche l'ostinazione, ecco, di quelli che noi chiamiamo i cuori testardi, caparbi, che è una forma gravissima di superbia. Cioè, che nonostante la divina bontà tante volte li abbia messi in condizione di dire fermati, cambia direzione di vita, non smettila di fidarti sempre delle cose che dici, che pensi, di cui sei convinto, lascia perdere, lasciati condurre, ammorbidisci il cuore, sii disposto a mettere in discussione le tue fermissime idee, tutte quante le forme di rigidità mentale e comportamentale sono tutte quante non gradite a Dio. Un conto è la serietà e anche la severità rettamente intesa, l'intransigenza sui grandi principi, la coerenza, la fedeltà. Un conto è la rigidità mentale, quindi l'incapacità di applicare i principi che sono sacrosanti, però nelle singole situazioni concrete, che variano, che sono diverse e che richiedono delle attenzioni, richiedono dei tempi a volte, richiedono delle gradualità che vanno riconosciute, richiedono di agire al momento opportuno, non prima né dopo, perché non si può agire in maniera rigida. Sembra virtù, ma è difetto, che porta all'ostinazione, perché una persona si ostina se non mantiene l'apertura del cuore, essendo convintissima che sta agendo in nome di principi giusti, e in effetti sta agendo in nome di principi giusti, è vero questo qui, ma l'applicazione che ne fa è devastante e deve essere corretta. Per le anime di questo genere è già un grande passo comprendere che il disirrigidirsi non è un tradire i principi, ma è un osservarli ancora meglio, cioè, ed è un, come dire, liberarne tutta la potenzialità di bene che hanno, perché verranno proposti nella maniera migliore, verranno applicati nella forma più opportuna, anziché essere spade e bulldozer che tagliano e distruggono anziché costruire. Può succedere questo. Allora, nella divina volontà, ma anche nella sequela di Gesù, quanta gente, per esempio, si ostina, si irrigidisce anche dinanzi, per esempio, agli scritti di Luisa, con la scusa che o con la scusa che sono troppo difficili, oppure con gli speciosi, diciamo così, pretesti, ma che sono ste cose, ma che è sta divina volontà, ma che è così, ma che la facciamo così facile, ma molti pare che faccia un atto divino, oppure che, con tutte quante le sciocchezze che qualcuno va sparando in giro, travisando alcuni passi degli... Cioè, è sempre conseguenza delle forme di rigidità mentali. Io le ho proprio viste, d'accordo? Persone che si sono chiuse, si sono ostinate nella chiusura, per questo non lo sanno, d'accordo? Pensano di fare bene, no? Io per carità non voglio sentire queste cose, voglio camminare nella via che c'è sempre stata, ma questa è la via che c'è sempre stata. E la via che c'è sempre stata, perfezionata ulteriormente, portata a altezze che non tolgono nulla a quello che c'è sempre stato, ma lo completano, ecco, lo abbelliscono ulteriormente, lo portano al massimo delle proprie conseguenzialità, no? Qui no, la divina volontà porta alla santità è una,
non ci sono tante santità, ma c'è la santità delle santità, quindi la più bella, il massimo. Ma cioè, noi abbiamo una creatura che ha raggiunto il massimo, che è la Madonna, no? La Madonna è inarrivabile nelle sue vette, ma è imitabile nel percorso che ha fatto per raggiungere a queste vette. Imitare la Madonna non è mica togliersi da quello che si è sempre fatto, no? Ma per carità, è farlo nella maniera più perfetta, perché nessuno ha agito con tanta perfezione quanto Maria Santissima, no? Attenzione sia a chi si ostina nel peccato, sia a chi si ostina nelle proprie idee, nelle proprie posizioni, o a chi si ostina nel senso che poi la vita di danza, ecco, di bastonate, dove il nostro Signore, dandoti queste salutari bastonate, dice: la vuoi smettere? Vuoi piantarla di rigidirti su certe cose? Vuoi farti aiutare? Vuoi diventare un pochino più umile imparando dalle tue cadute? Io chiudo, ma la mia esperienza sacerdotale mi spinge a evidenziare la serietà e la grande diffusione di questo problema. Le anime ostinate nella sono anche quelli che, come diceva la buon'anima di mia mamma, e si dice a Roma, che cercano lavoro e pregano Dio di non trovarlo. Cioè sono anime che dice: ah no, io voglio cambiare, no, io voglio convertirmi, non voglio diventare umile, voglio essere obbediente, eccetera, voglio tutte queste cose. Poi di fatto continuano ad essere come prima e peggio di prima. Perché quando si vanno a toccare alcuni meandri vivi, alcune ferite vive, vedete come reagiscono. Quindi sono tutte quante chiacchiere, sono tutte quante velleità, non c'è niente di concreto. Ecco. Cambiare, che è il contrario di ostinarsi, quindi arrendersi, è il contrario di ostinarsi, basta. C'è un bellissimo canto di rinnovamento dello spirito che dice: mi arrendo al tuo amore. Oh, volesse il cielo, volesse. Ecco, non è una cosa tanto semplice. E né da dare per scontata. Santa Vergine Divina Maria, è bellissimo che oggi la meditazione ci ha portato con te all'interno del cuore di Gesù. Tu che sei la prima che ha sofferto le sue sofferenze e sofferto sempre per Lui e solo per Lui, insegnaci a percorrere questa via meravigliosa, perché soffrire per Gesù e con Gesù e le sofferenze di Gesù e le tue, prendere le spine dalla sua testa e quelle dal tuo cuore immacolato, è certamente cosa molto dolorosa, ma che è la cosa più bella. E essendo la cosa che più vi consola, sia per tutti i vostri amanti e devoti, la cosa più importante, e che tutti possiamo essere tranquillamente disposti a dirvi qualunque cosa, purché questo sia per la vostra gioia e per la vostra consolazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Amen.